Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre si è tenuta al Cinema Capitol Multisala la terza giornata della poesia, dedicata alla figura di educatore di Gianfranco Maretti Tregiardini, alla presenza di più di 100 partecipanti. Dopo i saluti del sindaco Mirko Bortesi è intervenuta la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Sermide, professoressa Alessandra Pernolino, che dopo le delibere del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e della Giunta Comunale, ha dichiarato avviato il procedimento per intitolare l'Istituto Comprensivo di Sermide a Gianfranco Maretti Tregiardini. Il fratello Rodolfo Maretti ha donato alla dirigente una sua opera pittorica in segno di gratitudine per l'importante riconoscimento. Grande soddisfazione per i presenti e per gli organizzatori. Luigi Lui, Chiara Mora e Enrica Bergonzini dell'Associazione Amici di Sermidiana e il professor Marco Munaro della casa editrice Il Ponte del Sale di Rovigo, che ha presentato anche la terza edizione del libro Il Sole si diverte per De Luca Editore, che comprende, oltre ai testi originali delle poesie dei bambini della scuola elementare di Quattrelle, pubblicate per la prima volta nel 1972, anche i disegni dei ragazzi delle medie di Borgo Carbonara, realizzati in occasione della prima edizione del concorso Il Sole si diverte, riservato agli istituti comprensivi del 2018. Le poesie contenute in questo testo furono conosciute a livello nazionale per opera della critica d'arte Mirella Bentivoglio, che scrisse la prefazione della prima edizione e curò personalmente la seconda del 1996, nella cui presentazione citò la fitta corrispondenza che l'opera fece fiorire tra intellettuali illustri come Rodari, Bobbio, Calvino, Bruno Munari e Argan, solo per citarne alcuni. Il professor Marco Munaro, che con Tregiardini ha firmato raffinate traduzioni virgiliane, ha parlato pure del rapporto tra pedagogia e poesia, che faceva di ogni gesto educativo di Maretti Tregiardini un gesto poetico. Sono intervenuti ex allievi ed ex colleghi per ricordare la lunga carriera nella scuola di Maretti Tregiardini, dagli anni 60 come maestro nella scuola elementare di Quattrelle fino alla dirigenza del liceo di Merano, passando attraverso diverse esperienze da insegnante alle superiori e in contesti extrascolastici, fino a Mantuana, Otia, Felicchia, pomeriggi di studio felice della lingua latina e della poesia. L'importante manifestazione si è potuta realizzare con il contributo e la collaborazione dell'amministrazione comunale di Sermide e Felonica, della Fondazione Comunità Mantovana, Truzzi Prefabbricati e Lorenzini Natura Amica, ma anche degli ospiti Savio Gianardi, ex bambino di Quattrelle, Paolo Truzzi, Zena Roncada, Roberto Morandi, Lella Borghi, Massimo Biancardi, e naturalmente sempre i volontari del Cinema Capitol Multisala. L'intenso pomeriggio al Capitol si è concluso con un video girato negli anni Ottanta nei tre giardini di Felonica da Renzo Bertazzoni, in cui Gianfranco legge L'acqua ingenua. Alla fine la commozione ha lasciato il posto ai saluti e a un arrivederci all'anno prossimo, con il concorso per le scuole Il Sole si diverte, che sarà arrivato alla seconda edizione nazionale e con la quarta giornata della poesia dedicata alla figura di giardiniere di Gianfranco Maretti Tregiardini e alla presentazione della nuova edizione di Anima d'Aria.